l'aggettivo, il sostantivo ondivago. Ondivago. E brave marocchine da sposare. I flussi matrimoniali, cari amici, flussi matrimoniali. E brave marocchine da sposare. I flussi matrimoniali sono ondivaghi, ondivaghi. Era il bravo presidente Bettino Craxi a usare l'aggettivo, il sostantivo ondivago, ondivago, ondivago. Poi sapete che fine ha fatto fare il popolo italiano a Bettino Craxi? Lo sapete che fine ha fatto fare il popolo italiano a Bettino Craxi? Però a me di Bettino Craxi se non altro è rimasto l'aggettivo, il sostantivo ondivago. I flussi matrimoniali sono ondivaghi, si spostano. Per esempio noi italiani una volta andavamo a trovare la moglie in Abruzzo o in Friuli Venezia Giulia. Dopo i flussi matrimoniali si sono spostati e la moglie la si andava a trovare in Calabria o in Sicilia. Poi i flussi matrimoniali sono cambiati ancora e abbiamo cominciato ad andare a trovare una brava moglie in Romania e in Ucraina. Poi i flussi matrimoniali sono cambiati ancora e siamo andati a trovare la moglie nel Mar dei Caraibi, nel Mar dei Caraibi. Ora i flussi migratori si sono ulteriormente modificati ed ora una brava moglie la puoi trovare nel mondo arabo e nella fattispecie giuridica concreta in Marocco, perché io ho trovato tantissimi website dove ci sono delle bellissime donne marocchine e che vorrebbero sposarsi con uno di noi occidentali. E indipendentemente dal fatto che noi si sia o non si sia cristiani, perché omnia vincit amor, l'amore vince ogni cosa. E questo website contiene le foto di bellissime, bellissime donne arabe musulmane, bellissime, bellissime, che appunto appaiono per trovare un marito. E se i nostri flussi matrimoniali si sono spostati verso il Marocco e i flussi matrimoniali delle marocchine si sono spostati verso di noi, quindi c'è un incontro. Allora, cari amici, io vi invito a visitare il website di cui vi metto il link nel riassunto di questo video. E vedrete che meraviglie di ragazze che si trovano in Marocco, che è un paese musulmano. E la donna musulmana ti dà delle garanzie. Ti dà delle garanzie, allora, musulmana. La prima garanzia è che tu la porti vergine all'altare. È quasi impossibile che una ragazza musulmana si sposi senza essere vergine. È quasi impossibile. E poi la donna musulmana, dopo che tu l'hai sposata, ti è fedele. Quindi sono garanzie importanti, perché da noi in Occidente la donna si è evoluta la donna in Occidente, ed è quasi impossibile che arrivi vergine al matrimonio, quasi impossibile. E poi qua in Occidente, essendosi la donna evoluta, la donna sposata è meno fedele, perché qua in Occidente non c'è più la lapidazione, capito? Non c'è più la lapidazione, per cui ci sono tante virtù in una donna musulmana. Beh, cari amici, date un'occhiata al website e poi fatemi sapere qualcosa, A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.